un nuovo video e finalmente siamo qui con un altro episodio della tipologia da fatto affitto. Oggi però faremo sempre da fatto affitto, però in modo particolare, perché oggi andiamo a provare questo preparato qui della San Martino che vi avevo accennato già quando un mesetto fa abbiamo spacchettato il pacco di All Supplement. Questo prodotto lo trovate sul sito di All Supplement e come ben sapete avete il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, praticamente è una miscela per torte e biscotti. Io ho preso anche altre confezioni perché vi avevo già avvisato che volevo fare insieme a voi quasi tutte le ricette. All'inizio volevo fare tipo che le replicavo proprio come c'erano scritte, però ho detto no, non c'è sfizio, proviamo anche questo preparato in versione fitto. E infatti oggi andremo a preparare le rose del deserto. Raga, io le ho sempre mangiate, ma non le ho mai preparate. Quindi poi dopo vi andrò a far vedere la ricetta. Ci sono veramente tantissime ricette, cioè ragazzi, voi con 2 o 3 ingredienti, perché ovviamente all'interno avete il preparato. Dice di aggiungere tutta la busta, ma noi andiamo un po' ad occhio, però andiamo a utilizzare il preparato, ma non lo utilizzeremo tutto e non vedo l'ora. Quindi vi ho fatto anche un intro un po' diverso dal solito perché vi volevo parlare proprio di questo prodotto, infatti dietro vi dice tutto. Quindi aspetto una vostra conferma dopo questo video se vi piace che testiamo anche tutte le altre ricette. E niente, quindi io vi lascio al video. Allora, raga, scusatemi per la luce, ma fuori c'è un tempo assurdo. Pensate che ho la lampada con la luce e la luce fa schifo. Allora, queste qui sono le nostre rose del deserto che andremo a realizzare. Allora, qua dice ingredienti, dose per 8 persone, una miscela per torte e biscotti senza zucchero, vabbè, 125 grammi di burro, un uovo, un cucchiaio di latte con flex, vabbè, serve alla fine per fare le rose del deserto. Allora, raga, io cosa andrò a fare? Non metterò tutta la miscela perché in totale sono all'incirca 300 grammi, ma andrò a fare un 100 grammi di miscela. Poi vado ad utilizzare lo yogurt greco, vado ad utilizzare all'incirca 100 grammi. Vado ad occhio perché, raga, poi io vado a consistenza densa, cioè non deve venire, ci deve comunque una consistenza che ci permette di poi di creare le palline e di fare i biscotti, anche se poi dopo l'impasto vi farò vedere che andrà in frigo. Quindi io man mano che prendo le dose ve le dico, ma come sempre aprite l'info box perché giù nell'info box trovate tutti gli ingredienti scritti come si deve con tutte le dosi. Dopo lo yogurt, ovviamente invece dell'uovo vado ad utilizzare l'albume, all'incirca voglio utilizzare 50 ml di albume, poi ovviamente sempre una cosa approssimativa, e poi vado ad utilizzare giusto 10 ml barra 20 ml di latte, ma anche col latte sarà la cosa che aggiungerò alla fine, quindi vado sempre ad occhio, quindi aprite l'info box e iniziamo subito, una ricetta super veloce da fare. Versare nella ciotola il nostro preparato. Raga, vado a versare 100 grammi. Oddio, sembra tipo zucchero a velo. No, vabbè. Raga, ve lo giuro, la consistenza sembra zucchero a velo. Manco la farina. Oddio, vado ad aggiungerci 100 g di yogurt, questo qui è quello greco, l'ho detto 0%. Raga, vado ad aggiungerci 50 ml di albume. Inizio a dare una mescolata, così da regolarmi anche con il composto. Quindi visto che, vedete, l'impasto è tipo una crema e quindi non mi permette di fare i biscotti, quindi le palline, vado ad aggiungerci un altro po' di preparato. Sapete che, raga, quando cucinate con me è sempre così, oh?
si improvvisa in cucina. Riguardando un attimo l'impasto in frigo dei biscotti, questi non ci verranno mai dei biscotti, quindi vado ad aggiungerci un altro po' di preparato perché altrimenti qua non ci vengono, e un altro po' abbiamo messo quasi tutta la bustina, ma vabbè, quindi vado ad aggiungerci un altro 50 grammi, ma voi tranquilli raga che ho giù nell'info box c'è scritto tutto, quindi andate sul sicuro. E io che adesso sto facendo le prove, sto testando. Raga, vedete? Ma sì, ci voleva un altro po'. Però già questa cosa che è stato in frigo, già vedete, già si è modellato. Nel mentre vado a prendere la mia ciotola, la vado un po' a riempire con i cornflakes, che sarà la nostra impanatura delle nostre rose del deserto. Ovviamente lì c'è una teglia ricoperta con carta da forno e qui c'è il nostro impasto che è stato quasi un'ora in frigo. Eccolo qua. Allora, io infatti cosa ho fatto? Perché mi è stato consigliato da una di voi. Allora, questa è la nostra teglia che poi andremo a infornare a 180 gradi per all'incirca 15 minuti. Ho bagnato un po' il cucchiaio e vado a prendere un po' di impasto. Vado a creare una pallina, vado a prendere i cornflakes, si azzecca un po' ancora, però ok raga, ecco qua, che ne dite? Ovviamente eccoci qua con la prova assaggio, all'incirca sono stati 20 minuti / 25 minuti, eccoli qua. Assaggiamo. No vabbè. No. Croccanti. Ma allo stesso momento dentro sono morbidissimi. Raga, vi consiglio
di acquistare questo preparato perché sennò la fine del mondo. Si sentono che è dolce ma non troppo stucchevole, promosse. Quindi niente raga, io vi lascio con questa bellissima ricetta che avete già visto, mi raccomando, se le rifarete taggatemi su Instagram, mi trovate come Giulia Mifit e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!